Grazie Presidente. Gentile Presidente, gentili colleghi senatori, il presente disegno di legge intende trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato ex aree imbonite, fascia lagunare sottomarina, per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori. Come ricordato nella relazione, negli anni venti del secolo scorso, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del canale Lusenzo, nel comune di Chioggia, ad opera del magistrato delle acque di Venezia, con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono entrate a far parte del demanio marittimo e in quanto tali sono divenute inalienabili, finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto col Ministro per le Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 60 del 9 marzo 1965, sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato, ma non sono tornate nella proprietà dei cittadini possessori. A seguito delle verifiche svolte in occasione del processo del federalismo demaniale, previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, numero 85, l'Agenzia del Demanio di Venezia, accertata l'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse. Il Comune di Chioggia, in un recente comunicato, il 22 febbraio del 2019, ha sollecitato una soluzione normativa per restituire ai cittadini la proprietà degli immobili in oggetto. Si rammenta che per una situazione analoga, sempre nel Comune di Chioggia, per le aree definite ex forte di Brondolo, è intervenuto l'articolo 5, comma 2, quater, del decreto legge 29 marzo 1995, numero 96, che dispone l'applicazione della normativa prevista dalla legge 5 febbraio 92, numero 177, che consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del Comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse. In particolare, l'articolo 1 prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia dell'area del comprensorio denominato ex aree imbonite, fascia lagunare sottomarina. Dispone l'applicazione per l'area in questione, già oggetto di richiesta di trasferimento da parte del Comune di Chioggia, delle norme della legge 5 febbraio 92, numero 177, ad eccezione dell'articolo 6, che consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del Comune e ne permette successivamente l'alienazione ai privati possessori su domanda di quest'ultimi. Stabilisce inoltre che l'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e, in genere, per compensi richiesti a qualsiasi titolo di dipendenza dall'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda dei privati possessori sono inoltre sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati. Infine, l'ultimo comma dello stesso articolo stima gli oneri derivanti dalla disposizione e reca la copertura finanziaria. La Commissione Bilancio ha infatti rilevato la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019, di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022. Grazie. Grazie. Senatore Saviano, chiedo al Governo se abbia intenzione.